Ciao amici, oggi parliamo di colazione e vi faccio subito un sondaggio, una domanda. L'avete fatta? Rispondete dalla i cliccabile qui in alto e nei commenti. La colazione è il pasto più importante della giornata, l'abbiamo sentito dire tutti. E a forza di ripeterlo, non lo ascoltiamo più, lo diamo per scontato. Ma scontato non è! Ecco 5 regole indispensabili per fare una colazione sana e avere più energia. E poi un umore migliore, migliori performance, stare in forma e anche dimagrire. Se vi piace l'idea, cosa dovete fare? Mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Fare colazione. La prima regola è fare colazione tutti i giorni. Sì, ma io sono di corsa, il biscualetto mi fa diventare matta la mattina. Forse perché ha fame, no? Per i ragazzi la prima colazione è ancora più importante. Se avete poco tempo, potete usare anche per loro barrette proteiche e shake proteici per abbinare nutrimento e velocità. Colazione proteica. Secondo uno studio uscito sull'autorevolissima rivista Obesity, la colazione proteica è la migliore che ci sia, perché regola l'appetito durante tutta la giornata. Io uso i prodotti proteici della Foodspring, vi lascio il link in descrizione ai prodotti e al mio codice sconto per risparmiare il 15%. Carboidrati integrali. I carboidrati devono essere integrali, quindi a lento rilascio. Così sostengono il metabolismo fino al pranzo e non abbiamo cali di zuccheri e di energia. E meno cali di zucchero uguale, meno tentazioni di mangiare schifezze industriali o affogarci di caffè. Acqua e limone. Questo consiglio è davvero risolutivo per avere più energia al mattino. Pensate che molte persone a cui l'ho proposto hanno smesso di bere caffè al mattino istantaneamente. Spiego tutto quello che serve sapere su acqua calda e limone al mattino in questo video. Siamo alla quinta e ultima regola, ma prima iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi per sostenere il mio lavoro di divulgazione con un piccolo contributo mensile, info in descrizione. Vibrazioni positive! La mattina bisogna iniziare con il piede giusto, sempre con vibrazioni positive. Chi ha più tempo può organizzare la tavola per la colazione in modo carino, ma basta anche una bella musica dallo stereo di casa o dallo smartphone. Il corpo e anche la mente percepiscono l'atmosfera positiva e si attivano al meglio per affrontare la giornata. Ora condividete questo video perché tante persone ancora non seguono queste 5 regole fondamentali per la prima colazione. E secondo la scienza, questa è la causa di molte giornate di M, puntini puntini. Ah, mi piace questo parere scientifico! E ti piaceranno anche i consigli della mia playlist sulla colazione e il mio ebook con le ricette delle mie colazioni preferite, light ma nutrienti. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Oh! Sempre più trendy e sani! Non mi ricordo più.